E salve a tutti ragazzi e benvenuti tutti quanti su questo nuovissimo video. Raga, questa è una intro molto importante, quindi mi farebbe piacere se vediate tutta quanta la intro per capire bene di cosa andrò a parlare e anche perché vi andrò a domandare delle cose che mi farebbe piacere sapere direttamente da voi tramite i commenti. Intanto ragazzi, prima di iniziare come sempre vi ricordo di lasciare un bel pollicione in su e di iscrivervi al canale e di attivare anche la campanellina in modo tale che vi arrivino le notifiche ogni qualvolta che pubblico un video. Come sapete ragazzi, oggi è il 30 e questo sarà il mio ultimo video di Fortnite, ovviamente di questa season, non vi spaventate, tranquilli. Domani sarà l'1 dicembre e domani sera alle 22 ci sarà l'evento di Fortnite, che tecnicamente dovrebbe essere un evento assolutamente importante. E la maggior parte di noi spera, e speriamo tutti quanti insieme, che possa ritornare la vecchia mappa, ma io sento già che la vecchia mappa non può ritornare. Ma secondo me, vedendo comunque la forte richiesta da parte della community, Epic Games potrebbe riaggiungere qualche vecchia zona della vecchia mappa, cosa che io spero ovviamente, perché voglio ritornare a essere la regina di Pinnacoli e di Palmetto. Quindi la prima domanda che vi faccio: secondo voi ritornerà la vecchia mappa oppure no? Fatemelo sapere qui sotto nei commenti insieme a quest'altra risposta. L'altra domanda è la seguente: se non dovesse tornare la vecchia mappa, cosa che ribadisco secondo me non può tornare, secondo voi quale sarà la città che potrebbe ritornare nella mappa? Io spero ovviamente che possa ritornare Palmetto e Pinnacoli, perché sono sempre state le mie città preferite. Chi mi segue da tantissimo tempo sa benissimo quanto io amavo queste due città e l'andavo sempre lì ogni volta, sia che si trattasse di tornei, di arene o di pubbliche, andavo sempre a Pinnacoli o Palmetto, quindi speriamo che possano ritornare. Quindi niente ragazzi, rispondete qui sotto nei commenti perché mi fa piacere insomma sapere anche la vostra. E inoltre, proprio per domani, per l'evento, ovviamente io sarò in live su Twitch. Inizierò la live alle 16 come tutti i giorni. Ovviamente andremo a fare Fortnite per tutto il giorno, aspettando di guardare l'evento insieme a voi durante la mia live streaming. Quindi ragazzi, ovviamente non perdetevi la mia live, così almeno potremo vedere tutti quanti insieme cosa andranno a combinare e avere una reazione in tempo reale tutti quanti noi insieme. Quindi se siete veri fan, domani vi aspetto in live alle 16, mi trovate live su Twitch. Il link già lo conoscete, è qui sotto in descrizione, ma il mio canale è semplice, su Twitch basta che cerchiate Croatomist e mi trovate. Molto molto importante ragazzi, non appena uscirà la nuova season, mi raccomando, se vi va di supportarmi indirettamente, vi ricordo che potete utilizzare il mio codice creatore Croatomist, che peraltro ogni 14 giorni si auto elimina, quindi dovrete essere proprio voi a reinserirlo. E dato che ovviamente uscirà il nuovo pass battaglia, se lo volete acquistare col mio codice creatore, vi ricordo che potete fare una stories su Instagram, dove mi taggate e io ricondividerò tutte le vostre stories, come ho fatto ogni season e tutte le volte. Quindi ovviamente grazie a chi deciderà di supportarmi. Detto ciò ragazzi, ora godiamoci questo ultimo video di questa season, un'arena in trio. Ebbene sì ragazzi, un'arena in trio che non facevo da tantissimo tempo. Godetevi questo ultimo video della season e speriamo tutti quanti che possa tornare una mappa o comunque delle vecchie zone per noi OG player. Una buona visione ragazzi. Allora abbiamo infatti un team. Io l'ho andato molto. Uno solo? Io vado al motel. Vabbè, ci vai Martina, prendi il pompa. Enderman. E scudini, vada, li lascio. Gente qua, barca. Aspettate, c'è chi non vado. Brutto. Blu. Arriva da voi. Oh, why you bello su telefono, wit. Barca, sei proprio un coglione. Barca. Entrato da me. Qua, barca, vai a rimpiazzare col tuo pic. Minchia, che stecca che si è presa, sentito? Ma atterrate un 2G, cioè un 150 che boh. Continua. Barca entra come i paddari. Hai visto, Ma... No, vabbè. Voglio fare una cosa, no perché... No, niente. Oh, vuoi fare esplodere sta cosa che hai tirato? Ma no. No! Quanti anni? Due. Gente, oh, oh! Due da me. Knock. Io un'aura l'ho craccata. Craccato uno. Ecco. Oh, spasso! No, dai, barca, per favore, ti prego, ti scongiuro, per favore, ti prego, ti do il pump blu. Ok, vieni qua, però. Vai. Milanese. Dai, però, dai, mamma mia, che ladro di merda. Vai, spara, sta va. Vedi, vai. Al pezzo di merda davanti, che barca le parole.
33 in testa. Ancora blu, 22. Avete un impulso? No. Io ne ho due. Io la bounce. Vieni. Se hai la bounce lo possiamo fare, Marta. Vai, vieni qua, vengo davanti. Dove sono loro? Lì? Metti la bounce. Vai. Sì, sì, sì. Perché? Non l'ho fatto benissimo. Barca? Ma perché Barca si era messo in mezzo, Martino? Non lo potevo fare. Ah, ma infatti, fare. Ma Barca è rimasto là. Ma Barca sì, ragazzi, tranquilli, l'ho fatto apposta. Ha preso una luce, aspetta che gliela tira, Dani. Quando ci sei di qualcosa. No, l'ho già fatto, già fatto. Allora, uno è qui dal benzinaio, isolatissimo proprio. Arrivo. Allora, via col camion. Allora, aspetta il camion. Sono io, sono un attimo cercando. Aspetta, no, là. Guarda, borgo centro. Dead. Uno sta là. Ancora là, vedi. Mezzo di... Spara lì, Barca, tanto si ferma. Se lo crack si ferma questo. Alla prossima collina gli sparo. Infatti, io prendo la macchina, prendo la macchina e lo push. Ci sta fightando un altro team lì, poi, bianco, 32 bianco. Appena ci facciamo questo, ci sta l'altro team a sinistra. Io rispondo. 72. Ha un HP, tu pensi in me. Morto. No, come sono morto? Perché fa? Sono morto perché volevo andare di SMG al posto di pompa. Pensavo fosse più forte, mi sa di no. Un po' scarsino, Marchetta. Mi deludi. Gli scudini. Sì. Okay, vado qua fuori safe, why units. Sì, li ho visti prima. Mi ha dato solo uno scudino, eh. Era uno. Fa male questa safe, quanto fa? No, Mar. Fa è due. La seconda, in teoria. Ok, sì. Ma io vado, non mi interessa. Ma sto venendo pure io. Che non si vede nulla da quando è viola, oh mio dio. Quanta figlia, 220 questo qua, poverino. Ce n'è uno noccato che non era del suo team. Quindi possiamo fare lo shakedown, aspetta. Ci c'è un tipo qua. C'è ancora qua da me, bianco. Uno arriva da me, bianco. Qua da me, fuori sei uscito fuori. Basta. Oh mia, che 220, holy shit. C'è un player qua, davanti a voi. Sono tre. Lascialo da sopra io. Morto. Ok, allora dobbiamo levare questi bot dal c***o. Da me? Arriva. Morto, aspetta, faccio lo shakedown. GG. Vai, andiamo. Oh, un altro team qua. Facciamoci prima qua. Eccoli. Ci stanno fightando. Barca sono sotto. Replicato, Barca. Morto. C'è lo spasso, Dani, qua. Sì, me lo sono preso. Barca, un altro. Guarda me. Morto. Bravissimo. Vi busciano. Andato solo, bravo, la bounce. Cosa hai fatto tu, Marti? Mamma mia, questo qui prima era sotto, c'è uno scaloro. Io ho fatto doppio 64 con l'arma di Tony Stark e si è salvato. No. Ah, sotto dove? Ma lo picconiamo, lo picconiamo. Era, inizialmente era là, quello che è scappato. Vediamo se è ancora lì. Se non è ancora era lì. Era bravo, per caso. È quello che ha impulsato che è scappato da noi. Quello che ho fatto, dico, era bravo. È lì, Marti, è lì, in quelle build, l'ho visto. Se volete lo possiamo craccare e poi lo picconiamo di quei tre. Due anni, Barca, due anni. Niente, si diverte. Ma era qua? Dove cazzo è scappato? Cos'è gli sparo? Pezzo di m***a! L'ho craccato, eh! E vai, picconiamo, le sparti... Dai, non fa le strutture, vai piccola, non fa le strutture! Marti, vieni! Ma perché hai c'entri tu? Craccato! Ma che fai? Ah, dai, rifai. Ciao. Ma aveva 20 di vita, cioè l'avevate proprio lasciato one hit. L'avevo.
Ah, ok. Ho fatto io triple body in volo con l'impulso a sto bimbo nutellina.